No! Perché? Perché? Incontrarti in coda alla posta, a quasi 20 anni dalla maturità. Ricordi i pomeriggi, studiavo con Nicola e tu con noi eri sempre là. Con quella maglietta stretta che Nicola non notava mai, per forza eri sua madre. Io invece ti osservavo con occhi maliziosi e la dannata voglia di assaggiare un frutto proibito, troppo maturo, troppo maturo per me. Ma quel frutto proibito, troppo maturo, troppo maturo, lo volevo cogliere. Ruggero, ero in coda alla posta per ritirare la pensione e non ho riconosciuto quel ragazzino dai pantaloncini gonfi d'amore che ora è diventato un uomo. Vieni da me stanotte, Ruggero. Mio figlio Nicolo ormai vive da solo ed io sono vedova da 3 anni. La rosa che coltivavo con tanta passione si è ormai seccata e ha bisogno di essere rinfrescata. Frutto proibito, troppo maturo, troppo maturo per me. Ma quel frutto proibito, troppo maturo, troppo maturo, ora lo devo cogliere. Piano, Ruggero, sono stata appena operata all'anca. Frutto proibito, troppo maturo, troppo maturo, troppo maturo. Frutto proibito,